Perché utilizzare un tema child? Quando aggiorni il tema principale di WordPress, le modifiche che hai apportato al tema potrebbero andare perse, perché l'aggiornamento sostituisce i file del tema principale o genitore con quelli standard, annullando le tue personalizzazioni. Se utilizzi un tema child, cioè figlio del tema genitore, manterrai le tue personalizzazioni anche dopo l'aggiornamento del tema principale o del core di WordPress. Il tema child eredita il codice del tema principale, ti consente di sovrascrivere le parti del codice che desideri personalizzare e di fare aggiunte ai fogli di stile che vengono mantenute anche dopo un aggiornamento. In sintesi, quindi, i vantaggi dell'utilizzo di un tema child sono: aggiornare il tema principale in tutta tranquillità, per avere costante sicurezza e nuove funzioni, senza perdere le tue personalizzazioni. Personalizzare l'aspetto e le funzionalità del tuo sito senza modificare il codice del tema principale. Creare un tema personalizzato che si adatti alle tue esigenze specifiche. Come creare un tema child? Per creare un tema child, una volta installato il tema genitore, esegui queste operazioni. Accedi al tuo spazio web usando un client FTP o il file manager presente nel pannello admin.aruba.it. Io farò l'operazione da lì. Entra nella cartella WP Content e poi in Themes. Crea una cartella nominata Nome del tema trattino child. In questo caso, poiché sto utilizzando il tema genitore Popular FX, la chiamerò Popular FX trattino child. Attenzione a non lasciare spazi. Entra dentro questa cartella e crea un foglio di stile chiamandolo style.css. Per editarlo, se anche tu stai utilizzando il file manager, puoi cliccare il tasto destro del mouse e selezionare prima Modifica file e poi Area di testo o cliccare Modifica nel pop-up di conferma della creazione del file e scegliere sempre Area di testo. Il foglio di stile deve iniziare con le linee che vedi nel video, che puoi personalizzare indicando il tuo nome. Questo file sovrascriverà interamente il foglio di stile del genitore quando utilizzerai il child. Quindi, in questo file, potrai inserire le sole personalizzazioni e indicare che per il resto occorre far riferimento al foglio di stile del tema principale. Puoi modificarlo anche direttamente dalle personalizzazioni dal back-end di WordPress. Per richiamare lo style.css principale, crea sempre in questa cartella un file function.php. E incollaci dentro queste righe. Se vuoi fare altre modifiche oltre al foglio di stile, il tuo tema child può sovrascrivere qualsiasi file del tema genitore. Per farlo ti basta inserire un file con lo stesso nome nella directory del tema e questo sovrascriverà il file equivalente presente nella directory del tema genitore. Lo stesso vale per l'inserimento di file che non sono presenti nel tema principale. Il tema child, con le impostazioni principali, è fatto. Se hai bisogno di ulteriori informazioni su istruzioni personalizzate del file function.php o altre operazioni avanzate, puoi far riferimento alle guide di WordPress e nello specifico alla pagina https://codex.wordpress.org/it/temi_child. Ora non ti resta che accedere a WordPress e sostituire il tema principale con il suo child. Accedi quindi al back-end. Il nuovo tema child appena creato appare nella lista dei temi, ma senza alcuna immagine. Se vuoi, puoi creargliene una facendo un semplice screenshot, chiamandolo screenshot.png e caricandolo nella cartella del child attraverso un client FTP o il file manager. Seleziona il tema child come tema attivo e buon lavoro! Se hai bisogno di assistenza nella creazione di temi child, se il servizio che hai acquistato lo prevede, puoi aprire una richiesta di supporto avanzato.